estendiamo l'albero logico, prendiamo questa tasca e facciamo un'operazione di creazione di matrice circolare. Di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di sapere quanti oggetti disporre su una corona completa, cioè attorno alla base della caffettiera. Noi metteremo 8 oggetti. L'elemento di riferimento sarà l'asse attorno al quale l'operazione sarà condotta. Sceglieremo come asse l'asse verticale e faremo OK. Adesso pratichiamo degli smussi sulla base dell'oggetto in maniera da poter maneggiare questa base di caffettiera senza tagliarci. Selezioniamo la base e tutti gli spigoli di questa base verranno smussati con uno smusso che in questo caso noi porremo pari a 2 mm. Ed ecco fatto. Un'operazione migliore sarebbe quella di sostituire lo smusso con un raccordo. Anche queste parti qui, questi spigoli qui, sono 8 spigoli, ricorderete. Possiamo questa volta raccordarli con un raggio abbastanza ampio, facciamo 7 mm. Ecco qua, adesso siamo sicuri di non tagliarci nel maneggiare la caffettiera. Possiamo selezionare questa faccia e raccordare tutti gli spigoli di quella faccia con un raccordo di 7 mm anche qui. Ecco fatto, vedete? Sarebbe opportuno sostituire questo smusso anche con un raccordo. Come si fa? Si riseleziona sull'albero logico e lo si cancella con il tasto Canc oppure con il terzo tasto del mouse Elimina. Ecco che lo smusso è stato eliminato. Riselezioniamo la faccia inferiore, questa volta lo sostituiamo con un raccordo, facciamo di 5 mm. Ecco fatto. Ora non resta altro che fare uno scavo. Quindi selezioniamo la faccia superiore, selezioniamo l'opzione svuotamento e stabiliamo lo spessore della parete da assegnare a questo oggetto svuotato. Facciamo 3 mm e diamo OK. Ecco qua, vedete?